Abbiamo un ospite che fa uso di droghe e alcol. Quando è cosciente fa a pezzi l'intera stanza e abbiamo bisogno che mandiate qualcuno, per favore. È in una stanza che ha un balcone e abbiamo un po' paura che possa fare qualcosa che possa mettere in pericolo la sua vita. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi ci troviamo ad affrontare una storia che ha sconvolto il mondo della musica. La tragica e misteriosa morte di Liam Payne. Conosciuto per il suo successo internazionale con la band One Direction, Liam nascondeva in realtà una vita molto più complessa, battaglie silenziose contro la depressione, dipendenze e relazioni molto travagliate. Ma cosa è successo effettivamente quella fatidica notte a Buenos Aires? Le domande sono tantissime e le risposte sono ancora poche. Ci sono testimoni che parlano di Liam agitato, forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e che avrebbe mostrato comportamenti molto bizzarri poche ore prima della sua di partita, rompendo addirittura un computer nella hall dell'hotel dove alloggiava. Eppure, solo qualche ora prima, Liam aveva condiviso nei suoi profili social video spensierati della sua vacanza. Ma che cosa ha portato una vacanza a trasformarsi in una tragedia? È stato un incidente? Oppure c'è qualcosa di più oscuro dietro tutta questa storia? Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza in tutta questa vicenda, esplorando non solo gli eventi di quella notte, ma anche le luci e le ombre che hanno segnato la vita di Liam Payne. Liam è mancato, come ormai tutti quanti sappiamo purtroppo, il 16 ottobre del 2024 a Buenos Aires, in circostanze che di fatto per ora sono ancora tutte quante avvolte nel mistero. Secondo le prime ricostruzioni, Liam è caduto dal balcone del terzo piano dell'hotel dove alloggiava al Casa Sur Palermo Hotel, nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. La polizia argentina e i soccorritori sono arrivati pochissimi minuti dopo l'incidente, ma Liam era già deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. In ogni caso, ragazzi, prima di andare avanti con questo video, vi ricordo di iscrivervi a questo canale. Sto pubblicando moltissimi video, sto cercando di fare del mio meglio per essere sempre qui ad aggiornarvi su tutte le ultime notizie, anche delle ultime ore. Ricordatevi di mettere un pollice in su e di lasciare giù nei commenti un messaggio positivo. Secondo quello che riporta TMZ, Liam Payne sarebbe arrivato in Argentina il 30 settembre del 2024, insieme alla sua fidanzata Kate Cassidy. Hanno poi assistito insieme al concerto dell'ex compagno One Direction, Niall Horan, e poi hanno trascorso il resto della vacanza insieme. Il 14 ottobre però Kate Cassidy decide di lasciare l'Argentina. Liam rimane lì, a Buenos Aires. Nei giorni precedenti c'erano state un po' di difficoltà e un po' di notizie per quanto riguardava Liam, e più che altro per il fatto che aveva dato molto spettacolo al concerto dell'amico Niall Horan. Tuttavia, quello che doveva essere una semplice vacanza si è trasformato di fatto in un incubo. Poco prima della sua morte, Liam aveva condiviso altri contenuti social in cui appariva felice e scherzava con la sua fidanzata Kate Cassidy. Oggi sappiamo che Kate se n'era andata dall'Argentina ancora il 14 ottobre, beh, il che fa pensare che quei video non fossero della stessa data. Secondo quello che è emerso dalle testimonianze dei dipendenti dell'hotel e degli altri ospiti dell'hotel, Liam, nelle ore precedenti alla tragedia, si era mostrato in maniera molto particolare, visibilmente agitato, aveva rotto alcuni oggetti nell'hotel, tra cui un computer portatile e addirittura delle sedie. E il direttore dell'hotel aveva chiamato anche le forze dell'ordine per chiedere aiuto. L'audio della chiamata 911, che è stato riportato da TMZ, è molto inquietante, perché si sente il direttore dell'hotel dire chiaramente che uno degli ospiti sta disturbando e lo descrive come molto aggressivo e chiede di fatto aiuto. Soprattutto per il fatto che ora quella persona si è chiusa nella sua stanza d'hotel e c'è un balcone. La polizia arriva pochissimi minuti dopo, ma è ormai troppo tardi. Liam era già caduto dal balcone. La notizia fa il giro del mondo in pochissimi minuti. Fan, colleghi, persone in tutto il mondo sono sconvolti dalla notizia. Il decesso viene confermato sul posto. Ovviamente le indagini iniziano immediatamente e la polizia argentina ha due direzioni. La prima parla di un possibile incidente causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, e un'altra direzione che parla di gesto volontario. Le prove che abbiamo al momento non ci fanno dare né una risposta né l'altra. La stanza d'hotel infatti mostra una situazione molto disordinata, con segno di uso di sostanze stupefacenti, una televisione distrutta, candele in giro per la casa sciolte all'interno dei bagni. Insomma, è un quadro molto caotico e che ancora si sta evolvendo. E i primi risultati dell'autopsia parlano del fatto che Liam, cadendo, ha subito una frattura alla base del cranio,
che non gli avrebbe dato alcuna chance di sopravvivenza. Le indagini in ogni caso sono ancora in corso. Migliaia di persone si sono riversate nei social media per esprimere il loro dolore e il loro shock. E a Buenos Aires tantissime persone si sono radunate intorno all'hotel, portando fiori, candele e lettere in onore di Liam. E le immagini sono veramente toccanti, cioè proprio fanno venire i brividi e la pelle d'oca, perché ti rendi proprio conto che queste persone sono devastate come se avessero perso un fratello o un amico. E di fatto un po' è così. Perché Liam, insieme ai One Direction, hanno veramente segnato un'intera generazione di persone. E quindi c'è molta apprensione per quanto riguarda il resto del gruppo di One Direction. Harry Styles, Lewis, Zayn, per ora non hanno ancora deciso di rilasciare delle testimonianze. Tuttavia la madre di Harry Styles, Anne Twist, ha condiviso un post molto toccante su Instagram, descrivendo Liam come un semplice ragazzo che non ce l'ha fatta. E di fatto un po' questo era Liam, un semplice ragazzo di Wolverhampton, nato il 29 agosto nel 1993 in Inghilterra. La sua carriera musicale ha avuto inizio quando ha partecipato al talent show britannico X Factor nel 2008. Aveva solamente 14 anni. Tuttavia non era andato al meglio questa audizione, ma lui non si era dato per vinto. Si è ripresentato successivamente a 16 anni nel 2010 e lì cambia completamente la sua vita. I giudici infatti lo notano e decidono di unirlo ad altri 4 ragazzi. Sono Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson. Insieme formano i One Direction. Il successo è immediato, è travolgente, è sconvolgente. Con 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono probabilmente una delle più grandi band musicali, più famose e di più grandi successo al mondo. Insieme a tutte quante le luci della ribalta, ci sono anche moltissime ombre. Liam, come moltissimi suoi colleghi, inizia sin da subito a subire moltissimo la difficoltà e il peso della fama. E in più occasioni ne parla apertamente di quanto si sente in costante attenzione mediatica, di quanto l'invasione della privacy lo sta veramente devastando. I tour mondiali, le aspettative del pubblico, la sua salute mentale ne risente notevolmente. In un'intervista del 2021, durante un podcast, lui dice chiaramente che negli anni dei One Direction aveva paura di non riuscire a capire quando avrebbe toccato il fondo. E sono parole che indirettamente sembrano un inquietante presagio di quello che poi sarebbe successo. E dice che era molto bravo a nasconderlo e che sperava che qualcuno se ne accorgesse prima o poi. Sempre nel 2021 decide finalmente di cercare aiuto. Riesce a rimanere sobrio per circa 6 mesi e sembra trovare più o meno la strada di guarigione. Tuttavia, come spesso accade purtroppo, c'è una ricaduta. E nel 2023, proprio sul lago di Como, succede qualcosa di molto particolare che viene nascosto, sembra, a quanto pare, con un problema ai reni. Molti parlano del fatto che in realtà nel 2023, proprio nel lago di Como, in quell'hotel, sia successo qualcosa che è stato in qualche maniera omesso e nascosto. Nel corso della sua vita Liam ha avuto moltissime relazioni personali. Una delle più significative è stata quella con Cherry Cole. Hanno cominciato a frequentarsi nel 2016 e nel 2017 hanno avuto un bambino, Bear Pain. La relazione tra i due era veramente sotto ogni riflettore perché avevano 10 anni di differenza, ma la loro relazione si chiude molto velocemente nel 2018 e restano comunque in buonissimi rapporti. Una delle relazioni più controverse però è quella con Maya Henry, una relazione molto controversa che nelle ultime settimane aveva fatto molto parlare. Maya Henry infatti racconta che la loro relazione era iniziata nel 2018 e si erano fidanzati poi nel 2020, ma era finita in maniera molto turbolenta nel 2022. Maya rivela dei dettagli veramente scioccanti. Racconta di come Liam la perseguitava e continuava a perseguitarla, di come lui creasse numeri di telefono finti, account cloud finti, account social media finti pur di torturarla. Racconta anche di come lui utilizzasse i fan e le sue fan per avere un tornaconto personale, un vero e proprio esercito, e di come in realtà con alcuni fan minorenni avesse avuto dei rapporti molto particolari. Maya ha anche scritto un libro che viene pubblicato come romanzo, dove però palesemente racconta il rapporto tra i due. È la storia, io ve la faccio veramente a grandi linee, di una pop star che ha una relazione con una modella, cioè praticamente è la loro storia. E in questo libro lei rivela moltissimi aneddoti che vengono nascosti dalla "è solamente un romanzo".
Si parla anche di come lui abbia cercato in tutte le maniere di evitare la pubblicazione di questo romanzo, dove si parla di abusi, di stalking, di sostanze stupefacenti, di alcol, e si fa toccare tutti quanti i punti più controversi della vita di Leo. L'obiettivo di Maya è solamente uno però, quello di poter aiutare qualsiasi persona che sta avendo difficoltà in relazioni tossiche. Il fatto è che Liam ha sicuramente avuto tantissime difficoltà. Quando i One Direction si dividono nel 2015, lui forse è quello che la subisce un po' più di tutti. Descrive di come non riusciva a capire come mai siano divisi. Gli One Direction rappresentavano molto di più di una semplice boy band per i fan. Erano un vero e proprio fenomeno culturale. Cinque persone che hanno accompagnato moltissimi individui nel corso della loro vita e hanno assolutamente segnato un'intera generazione. Io spero che alla fine la storia di Liam Payne possa essere veramente di aiuto a moltissime persone che hanno problemi di salute mentale, che ne possano parlare apertamente e possano trovare aiuto. La sua storia è sicuramente anche un monito per tutto quello che ci può essere delle luci della ribalta. C'è sempre una persona che ha delle fragilità ed è in ogni caso un essere umano. La storia è assolutamente in divenire. Nelle prossime settimane speriamo di poter scoprire quello che effettivamente è successo quella notte a Buenos Aires. In ogni caso, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un messaggio positivo, perché può fare veramente benissimo a chiunque. Non dimenticatevi di mettere un pollice su, di iscrivervi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì 15, ogni sabato alle 10:30 e non solo giovedì, ma questo non lo sa nessuno. Vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!